Cordoglio anche nel Tiguglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi, l'ex premier morto a Milano all'età di 86 anni, molto legato al territorio del Levante e in particolare a Portofino, dove lo ricordano con affetto. Il vescovo a Telepace festeggia i 33 anni. Domani sera nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro la Santa Messa presieduta dal vescovo per l'anniversario di fondazione dell'emittente televisiva diocesana. Invitati amici e sostenitori. Il vescovo ha raggiunto a piedi il santuario di Caravaggio a Rapallo, dove poi ha presieduto la messa. È un luogo di culto a cui sono molto legati i parrocchiani di Santa Maria del Campo. E continua il cammino di ascolto sinodale della diocesi di Chiavari nell'incontro organizzato dall'ufficio famiglia, la storia di vita e di fede di Pietro e Giacomo e quella di Beatrice e Giampiero, genitori di un figlio omosessuale. Il Sestri Levante Calcio è campione d'Italia di Serie D a Pian Castagnaio. I corsari vincono la finale della Pool Scudetto di categoria battendo il Sorrento per 3-1. Centinaia di tifosi in trasferta, adesso al lavoro per la Lega Pro. La Lavagnese è ancora in corsa per la Serie D, al ritorno in casa del Mabello i bianconeri dovranno vincere. A Rivoli è finita 1-1 con i gol di Righetti all'80esimo che risponde a El Kadiri. Buongiorno ai telespettatori del TG Telepace, l'abbiamo sentito, è mancato questa mattina all'età di 86 anni Silvio Berlusconi, è morto all'ospedale San Raffaele di Milano dove era nuovamente ricoverato da venerdì scorso. Una notizia che ha fatto subito il giro del mondo ma che ha suscitato profondo cordoglio anche nel Tiguglio dove l'ex premier era molto legato soprattutto a Portofino. Ne parleremo nel corso del nostro telegiornale, ora andiamo avanti con la cronaca, sono in corso le indagini per risalire alle cause che hanno provocato l'incendio di un'ala della scuola della Giovanni Pascoli a Rapallo. Ieri mattina, poco dopo le 7, i vigili del fuoco sono stati allertati per una fuoriuscita di fumo dall'edificio, prontamente è stata inviata la squadra di Rapallo e quella di Chiavari e da Genova il carro autoprotettori per la riserva d'aria respirabile. I vigili del fuoco hanno avuto ragione dell'incendio in breve tempo, ma i danni sono risultati comunque ingenti, le fiamme hanno interessato una zona per la preparazione dei pasti, si indaga sulle cause. E una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 è stata registrata questa mattina alle 6.45 in Val d'Aveto, a 1 chilometro di distanza dal centro abitato di Rezzoaglio. L'epicentro è stato localizzato a 6 km di profondità, molto più lievi le tre scosse successive dello sciame sismico, una di magnitudo 1.6 alle 6.51, una di 1.4 alle 7.30 e una di magnitudo 1.8 alle 8.28, tutte ad una profondità tra gli 9 e i 10 km. Ed è in programma domani sera nella chiesa di San Giacomo di Rupinaro a Chiavari un momento di festa per tutti gli amici e sostenitori di Teleradio Pace. Alle 19 il vescovo Monsignor De Vasini presiederà la Santa Messa in occasione dei 33 anni di fondazione dell'emittente televisiva diocesana. Un momento di ringraziamento e preghiera a cui sono invitati tutti i nostri ascoltatori. Al termine seguirà un momento di convivialità e di festa in piazza. La celebrazione sarà trasmessa in diretta su Telepace 1 al canale 12 alle 19 per permettere anche chi non si può muovere da casa di partecipare. Per questo la prima edizione serale del nostro telegiornale andrà in onda alle 20.20. E siamo così alla pagina diocesana, il vescovo ha celebrato la messa al santuario di Caravaggio, luogo di culto a cui molto sono legati i parrocchiani di Santa Maria del Campo a Rapallo. Si trova sulla vetta del Monte Orsena e non ci sono strade carrabili per raggiungere, ma ci si arriva a piedi. Si deve salire a piedi per raggiungere il santuario della Madonna di Caravaggio a Rapallo, un cammino di poco meno di un'ora per raggiungere la chiesa che si trova a 615 metri sul livello del mare, sulla vetta del Monte Orsena. Così ha fatto anche il vescovo di Chiavari per raggiungere il santuario dove ha poi presieduto la messa, una funzione molto partecipata considerando la difficoltà a raggiungere il luogo di culto e gli spazi a disposizione. Soprattutto nella parrocchia di Santa Maria del Campo di Rapallo c'è un gruppo di persone molto legate al santuario. Sin da bambini ci hanno sempre i nostri genitori, i nonni, ci hanno sempre portato su al santuario, quindi tutti gli anni, quando possiamo, se riusciamo, è sempre una gioia salire. Il santuario è un punto di riferimento, cioè le tre feste all'anno per noi
sono fondamentali, non possiamo saltarle, è bello venire, è bello stare insieme, è bello pregare la Madonna di Caravaggio, è bello soprattutto ricordare le persone che hanno fatto tanti sacrifici per questo santuario. Negli scorsi decenni è nato un comitato per restaurare il santuario che si trovava in pessime condizioni e stato di quasi abbandono. Tanti volontari al lavoro che hanno dovuto fare i conti con le difficoltà a lavorare in un luogo così poco facilmente accessibile. Abbiamo iniziato a portare su materiale coi muli, addirittura in spalla e poi alla fine con l'elicottero portiamo su del materiale. Cerchiamo di continuare una manutenzione finché le forze ce lo consentono. Che continuano ancora adesso ogni settimana per tenere questo santuario così bello e con tanta cura, tanta attenzione. Veramente sono un esempio per tantissimi di noi. Questa settimana si celebra il Corpus Domini, così il Vescovo ha ricordato l'importanza di questa solennità. L'Eucaristia ci ricorda, proprio nel senso letterale del termine, cioè ci rimette nel cuore che cosa? Fino a che punto di esagerazione è giunto l'amore di Dio per noi. Al termine della messa c'è stato un momento conviviale con l'asado preparato dai volontari. Una storia d'amore può mettere in crisi o in cammino la Chiesa? Questa è la domanda a cui ha provato a rispondere l'incontro organizzato dalla pastorale familiare della diocesi nel cortile del seminario di Chiavari. Pietro e Giacomo, una coppia omosessuale, e Beatrice e Giampiero, genitori di un figlio omosessuale, hanno parlato di loro e della loro vita all'interno della comunità cattolica. Presente anche il direttore dell'ufficio famiglia della diocesi di Bologna, Don Gabriele Davali. Sentiamo le interviste. Dentro l'esperienza della Chiesa, come la tua vita affettiva ha trovato un cammino? L'esperienza della Chiesa mi ha insegnato prima di tutto che cosa significa amare. Questo è sicuramente l'aspetto più importante che io vivo ogni giorno anche nella mia dimensione di relazione con Pietro. Questa sera hai trovato una Chiesa che è in cammino, come tutti per il Sinodo, e insieme voi state facendo un cammino di vita affettiva. Beh, ecco, mi sembra che un po' questa esperienza ci dia la possibilità di vedere che intanto la Chiesa che cammina nella nostra città come dire, porta avanti un cammino che anche i nostri amici qui nella diocesi di Chiavari stanno facendo, e quindi mi dà proprio l'immagine di questo popolo enorme, unito, che va un po' nella stessa direzione, anche se con tempi diversi e con ritmi diversi e probabilmente anche perseguendo obiettivi diversi, ma c'è il desiderio di camminare insieme e andare avanti. Ed è un po' quello che cerchiamo di fare anche io e Giacomo nelle nostre diversità, che, come insomma, è venuto fuori, sono anche molte. Il cammino che state facendo con tante famiglie è un cammino di fede, d'amore e di accoglienza. Sì, sicuramente. Oltre ad avere affrontato questa questione nella nostra famiglia, ci siamo aperti all'aiuto agli altri genitori, per prima cosa, che basta veramente pochissimo, cioè confrontarsi e confrontare le proprie sensazioni, le proprie emozioni e il proprio vissuto con gli altri genitori per vederli cambiare. Persone che si ritrovano in un tunnel e con un muro davanti e invece vedono aprirsi una strada solo perché si confrontano con gli altri. Questa è un'esperienza che non ha pari. Ufficio famiglia, tematica LGBT. Beh, credo che questa sera abbiamo capito quanto la famiglia sia il contesto nel quale possiamo accogliere il cammino delle persone omosessuali. Persone che sono nostri figli e in quanto figli devono essere accolti, amati, rispettati, difesi, come in ogni famiglia deve essere, quando i genitori accolgono, proteggono e difendono i figli. Ricordiamo che l'incontro in oggetto sarà trasmesso questa sera su Telepace 1, a canale 12, diviso in due tranche. La prima parte dopo Di Terre e Di Mare, quindi verso le 21:30. La seconda parte dopo la terza edizione del nostro telegiornale, intorno alle 23. Andiamo adesso sul sito di Vatican News per un aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco. Ieri non c'è stata la recita dell'Angelus, come chiesto dai dottori. Prosegue la convalescenza del pontefice al Policlinico Gemelli.
dopo l'operazione di laparotomia e plastica della parete addominale con protesi. Lo staff medico informa che in un comunicato diffuso dalla sala stampa vaticana che il Papa continua ad alimentarsi normalmente. Dal Benin intanto giunge un video con gli auguri di pronta guarigione di un gruppo di ragazzi assistiti dalla fondazione Juntos por la Vida. Tutti i bambini del mondo hanno bisogno di te, forza. Queste le parole che arrivano a sostegno di Papa Francesco, appunto ancora ricoverato al Gemelli dopo l'operazione. Allora torniamo adesso sul tema di apertura del nostro telegiornale, ovvero la scomparsa di Silvio Berlusconi all'età di 86 anni, notizia che ha fatto subito il giro del mondo ma ha lasciato profondo cordoglio anche nel nostro territorio, lo ricordano così a Portofino, vediamo. Portofino, ma non solo, tutto il Tigullio piangono la scomparsa di Silvio Berlusconi. Davanti al castello di Paraggi, in molti oggi si fermeranno per dedicare un ultimo pensiero all'ex presidente del Consiglio, scomparso questa mattina all'ospedale San Raffaele di Milano all'età di 86 anni. Era un filo doppio e molto stretto quello che legava Berlusconi al borgo. Fin dagli anni 70, quando aveva scelto la piazzetta come suo buon ritiro dagli impegni imprenditoriali e politici, prima nella villa dell'Olivetta, poi nel castello di Paraggi. Cosa dire, il cavaliere, insomma, è un grande uomo, grande persona, grande imprenditore, super politico. Io, quello che voglio dire io, è un uomo che ha contribuito veramente a fare grande Portofino, perché veniva Portofino dagli anni 60 ed è stata una figura, credo, fondamentale anche per portare questo paese nel luogo, nel punto in cui si trova. Ecco. Non solo il sindaco di Portofino lo ricorda, la scomparsa del presidente Berlusconi rappresenta una perdita incolmabile per il nostro paese, scrive in una nota il sindaco di Rapallo Carlo Bagnasco, nonché coordinatore regionale di Forza Italia. La sua passione, i suoi ideali di libertà, determinazione e impegno rimarranno per sempre nella memoria di tutti coloro che hanno avuto l'onore di conoscerlo. Parole di ricordo anche da parte del sindaco di Santa Margherita Ligure. Sì, siamo veramente molto dispiaciuti di questo avvenimento, perché era una persona che aveva a cuore il nostro territorio, lui come poi adesso il figlio con i suoi familiari, quindi è stato un frequentatore, è stato un estimatore di Santa Margherita, del Golfo Tiguglio, di Portofino, e poi era una persona che ha segnato un'epoca della storia italiana, per cui senz'altro, come dire, questa notizia è una notizia che ci dispiace profondamente. Siamo adesso alla pagina dello sport. Con il calcio si chiude un anno da record per il Sestri Levante. A Piancastagnaio, provincia di Siena, i corsari hanno messo la ciliegina sulla torta andando a vincere la finale della Pool Scudetto di Serie D battendo il Sorrento per 3-1. Decidono Capitan Pane e Marquez, autore di una doppietta in 6 minuti ad inizio ripresa. Vediamo. Il titolo della Serie D 2022-2023 al Sestri Levante. Alza al cielo la coppa. Capitan Massimiliano Pane! Alza la coppa al cielo, Capitan Pane. Il Sestri Levante Calcio è campione d'Italia di Serie D. Allo stadio comunale di Piancastagnaio, in provincia di Siena, i corsari in maglia bianca conquistano lo scudetto di categoria, battendo il Sorrento per 3-1. A sbloccare la partita proprio il gol del capitano. A neanche 3 minuti dal fischio d'inizio, Pane dal limite dell'area raccoglie una respinta della difesa su punizione battuta da Furno e fa partire un sinistro al volo che si insacca alle spalle del portiere avversario. Va subito avanti il Sestri Levante con il gol del numero 4 Massimiliano Pane. Il capitano dei Liguri sblocca la finale. Il gol del vantaggio paradossalmente fa arretrare il baricentro della squadra Ligure, che inizia a soffrire gli attacchi del Sorrento. Il gol del temporaneo pareggio arriva allo scadere del primo tempo con un tocco di Gaetani su assist di Petito. Negli spogliatoi mister Barilari sprona i suoi, che tornati in campo mettono a segno i 2 gol del KO definitivo. Ci pensa Marquez. Al quarto e al 10° minuto il bomber argentino, autore di 23 gol in campionato, ribadisce in porta prima una respinta di Del Sorbo e pochi minuti dopo finalizza al meglio l'assist preciso di Conti. Il Sorrento cerca di recuperare, ma il Sestri controlla la gara senza problemi, conquistando vittoria e trofeo al termine di una partita bella e intensa. Oh!
Con la Coppa portata in trionfo sotto la tribuna gremita di tifosi rossoblù in trasferta, si chiude una stagione da record per il Sestri Levante. La formazione di Enrico Barilari ha vinto il girone A toccando quota a 94 punti grazie al miglior attacco con 77 gol e la difesa meno battuta del girone, 29 reti subite. 17 risultati utili consecutivi, le 16 vittorie e il pari inanellati tra l'11 settembre e il 18 dicembre. Adesso però la testa è già al prossimo campionato di Lega Pro e il lavoro da fare sarà tanto. Da domani secondo me dobbiamo resettare, nel senso che dobbiamo dimenticarci questa stagione incredibile, perché l'anno prossimo non giocheremo per vincere il campionato, quindi dovremo partire da zero, tenere il più possibile questo gruppo ma anche aiutarlo con degli innesti nuovi. Ed è finita invece 1-1 tra Lavagnese e Mapello, la partita di andata per gli spareggi nazionali di eccellenza. Per definire chi giocherà in Serie D la prossima stagione sarà decisiva la partita di ritorno in casa dei bergamaschi domenica 18 giugno. Vediamo. Occasioni da una parte e dall'altra e due squadre che non si risparmiano. Il risultato finale è un pareggio per 1-1 tra Lavagnese e Mapello a Riboli di Lavagna nella partita di andata degli spareggi nazionali di eccellenza. Nel primo tempo sono gli ospiti ad essere più intraprendenti e il portiere bianconero Donato si fa trovare pronto. Al 41esimo si fa vedere la Lavagnese con un colpo di testa che va vicinissimo ad entrare. Nel secondo tempo arrivano i gol. Al 49esimo El Kadiri porta in avanti i bergamaschi con un'azione caotica ma efficace. La partita rimane viva con entrambi i portieri impegnati per mantenere il risultato invariato. All'80esimo la Lavagnese trova il pari. Costa la tre quarti di Lombardi e Righetti è lasciato libero di colpire al limite dell'area piccola. Negli ultimi minuti le occasioni migliori capitano ai padroni di casa ma senza riuscire a concretizzare. A fine gara l'allenatore della Lavagnese Alberto Ruvo pensa che il risultato sia giusto. Meritavamo qualcosa di più nel finale, abbiamo avuto le nostre occasioni, però devo essere onesto, anche loro hanno avuto le loro. Alla fine forse avevamo qualcosa di più, se con un pizzico più di lucidità forse potevamo portare a casa questa vittoria. Giocavamo contro una squadra importante che davanti è un'ottima squadra, quindi sapevamo di soffrire, però sapevamo anche di avere le nostre occasioni. Le abbiamo avute e questo ci dà fiducia per il proseguo. Sarà decisiva la partita di ritorno in casa del Mapello domenica 18 giugno. E adesso recupereremo un po' di forza perché ho visto che i ragazzi sono abbastanza stanchi, perché non dimentichiamo che loro sono dal 22 di luglio che si allenano, quindi ormai sono quasi 12 mesi, quindi dobbiamo cercare di recuperare le forze, di metterci lì e poi non avere sicuramente dei rimpianti su quello che abbiamo fatto fino adesso. Ora la rassegna stampa, vediamo i titoli dei giornali in edicola quest'oggi, ci rivediamo per gli ultimi aggiornamenti. Come ogni lunedì non c'è in edicola a venire, allora passiamo al secolo XIX. Il ministro Fitto dice fondi, Unione Europea solo a chi li usa. Il ministro avverte le regioni, le regole cambiano, Toti giusto, ecco i nostri progetti pronti a partire. E parla anche Musumeci che promette una svolta per il piano del mare, sarà pronto entro l'estate. Oggi il ministro Zangrillo sarà a Genova per la sesta tappa del tour Facciamo Semplice l'Italia. Assunzioni per gli uffici pubblici, dice il ministro Zangrillo, il telelavoro diminuirà. Economia ligure in ripresa, export trae all'intervento di Valerio De Molli. Poi ancora sulla prima pagina del secolo, la Tunisia no a soldi per accogliere i migranti, gelo sulla missione di Meloni e von der Leyen. E poi ancora inutile inchino dei potenti all'autocrate è il commento di Domenico Quirico alla visita appunto delle due leader europee. E ancora la guerra in Ucraina, primi villaggi liberati, Kiev dice un'altra diga fatta saltare dai russi. E poi in prima pagina anche la delusione dei giocatori spezzini dopo il KO con il Verona che vince 3-1 lo spareggio. Spezia il finale amaro, retrocessione in Serie B. Ieri invece trionfo Ferrari a Le Mans nella gara dei 100 anni. Djokovic da record, conquista Parigi, ora a quota 23 slam. E poi surf da Levanto a Varazze, la Liguria ha colto l'onda, focus di questo sport in crescita. E ancora oltre 2000 studenti in visita e a lezione sul parco di Portofino. Incontri con guardie, volontari antincendio, apicoltori, test con mappe e bussole. L'attività didattica crescerà ancora. Il bilancio a fine anno scolastico è ottimo. Dopo un percorso laboratoriale, l'Istituto Licetti di Rapallo ha realizzato un progetto sulla regimazione delle acque.
e poi anche un libro sulle orchidee del monte pubblicato con illustrazioni e testi degli studenti. Viene varato un accordo invece tra l'area marina di Portofino e l'acquario di Genova, accordo per lo sviluppo bilaterale, cooperazione tecnologica e ricerca scientifica, studi nella zona protetta e vasche ad hoc nella struttura del porto antico. Terminiamo con lo sport. Sestri sul tetto d'Italia, il gol del capitano Pani, poi il pari di Gaetani a fine tempo e nella ripresa la doppietta di Marquez. Dopo la promozione in C, i corsari conquistano lo scudetto dilettanti. Vediamo la festa dei giocatori a fine partita con la coppa alzata al cielo. Ora gli aggiornamenti con Giacomo Rizzi, andiamo in redazione. Grazie Andrea, buongiorno a chi ci sta seguendo. Questo fine settimana i carabinieri del Comando Provinciale di Genova hanno effettuato un servizio di controllo del territorio identificando oltre 140 persone, controllando quasi 100 veicoli. Nel corso di questi controlli è stato arrestato un uomo di 27 anni per ripetute violazioni dell'affidamento dei servizi sociali a cui era sottoposto. Sono state anche denunciate 5 persone, un 65enne per furto aggravato perché è stato sorpreso dopo aver oltrepassato le barriere antitaccheggio di un supermercato in via Piave e era in possesso di merce varia per un valore di circa 150 euro. È stato denunciato anche un minore perché aveva con sé un coltello di genere proibito che non è possibile portare. Sono state denunciate 3 persone per guida in stato di ebbrezza, in particolare un 46enne che è stato fermato dopo aver provocato un sinistro stradale con feriti e aveva un tasso alcolemico di 2,53 grammi per litro. Dalla redazione è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie ed è tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. L'informazione torna questa sera alle 19:15, continua sul nostro sito teleradiopace.com. Grazie per essere stati con noi e buon proseguimento di giornata.